ovviamente rubrica ghiacciata. Parliamo di treni della Roma-Pescara di venerdì scorso e del caos per i 110 utenti delle ferrovie. Devastato, ma non so neanche voglio parlare, guarda, è agghiacciante. Distrutti, la ferrovia, attraverso l'addetto stampa Dario Recubini, ci fa sapere che la coltre alta di neve e alberi sulla linea ferrata hanno bloccato la corsa. Ci dice anche che il giorno dopo, a tarda sera, proprio un treno è riuscito a portare a Pescara anche chi era rimasto bloccato con i pullman. Ma a nostro avviso la domanda è: quel treno doveva proprio partire, conoscendo le condizioni meteo? E poi, la ferrovia di montagna è attrezzata per quello che succede in montagna? Giriamo la domanda a Tino Di Cicco, della Federconsumatori. Chiediamo ufficialmente a Trenitalia, RFI, alle ferrovie, quanti sono gli scambi sulla linea Pescara-Roma e quante sono le scaldiglie esistenti su questi scambi. Spieghiamo cosa sono le scaldiglie. Le scaldiglie sono dei riscaldamenti che impediscono che si possano ghiacciare gli scambi. Se ci fossero quelle scaldiglie, gli scambi non possono ghiacciare, quindi si facilita il percorso sulla rete. Ma perché non si è pensato di bloccare quella rete, che tra l'altro su quella rete non si investe da tanto tempo? Allora, grazie per la domanda, perché il problema è questo qui. Secondo me il dramma nostro non è l'evento eccezionale, è l'ordinario. Noi dovremmo ricondurre tutto all'ordinario. Noi, il dramma nostro è che questa linea, che una volta impiegava 3 ore e 15 per fare Pescara-Roma, oggi occorrono 4 ore. Questo è il dramma nostro. Ci sono gli eventi che secondo me possono anche essere tollerati. Anche se non nevica, la Pescara-Roma è messa proprio male. Altro argomento, per così dire, freddo: chi paga i servizi extra di questi giorni? Chiodi ha decretato lo stato di emergenza. Luciano Monticelli, sindaco di Pineto. Che significa stato di emergenza? Stato di emergenza rientra nel circuito di quella situazione in cui viene riconosciuto lo stato di calamità e in qualche maniera si affida poi ad avere un rientro, un ristoro economico. Ma questa è una cosa fotocopia con l'alluvione del marzo. Beh, in effetti fare una delibera di stato di calamità ci si impiega 5 minuti, il problema viene dopo, se questo viene supportato da un ristoro economico, che purtroppo, ripeto, come per l'alluvione del marzo 2011, ancora è stato nominato il commissario, quindi perché non c'è una copertura finanziaria a livello governativo, a livello centrale? Quanto avete speso per l'alluvione del marzo 2011 e quanto state spendendo per la neve? L'alluvione ci è costata circa 600.000 euro. E non sono arrivati i soldi? Non sono arrivati, anzi noi abbiamo dovuto chiedere dei prestiti presso la tesoreria della nostra banca, perché dobbiamo liquidare le ditte che hanno prodotto fattura già da molto tempo. E oggi le stesse ditte lavorano per la neve, per ora qual è il debito? Ma noi stimiamo intorno a 100.000 euro. In bocca al lupo alle amministrazioni locali, noi ci vediamo martedì.